Dalle farfalle agli uccelli, dall'acero al noce del Caucaso, l'ecosistema della pianura padana e in particolare delle aree boschive in riva al Po viene illustrato nel percorso allestito alla Canottieri Leonida Bissolati di Cremona, che oltre ai servizi sportivi e ricreativi offre una rigogliosa natura. Ecco perché il consiglio direttivo ha disposto la creazione di 14 pannelli più due riepilogativi agli ingressi curati nei contenuti dalla professoressa Bertonazzi e nella grafica dal fotografo Caccialanza. Visto il patrimonio naturalistico arboreo soprattutto, ma di tutte le qualità che abbiamo in Bissolati, era giusto che promuovessimo un'iniziativa nei confronti dei soci, ma anche di tutte le scuole di Cremona, soprattutto elementari e medie, in modo tale che diventa anche un'occasione per far conoscere quante cose abbiamo qui dentro. In attesa degli studenti, il prossimo autunno, il percorso è già fruibile dai soci, che possono osservare con sguardo nuovo l'ambiente che li circonda. Mi sono occupato della parte grafica, che è volutamente semplice e sintetica, appunto perché è rivolta sia ai grandi, agli adulti, ma in particolare ai bambini. E questa sequenza di pannelli, già abbiamo visto che parecchi bambini, anche da soli, si fermano a guardarli interessati. I pannelli descrivono flora e fauna presenti alla Bissolati con particolare attenzione al passaggio fra le stagioni. Leggendoli si possono scoprire diverse curiosità. Lo scoiattolo rosso è una specie considerata minacciata nel nostro territorio e invece è fortunatamente presente. Alla Bissolati era stata osservata qualche anno fa e qualcuno ultimamente ne ha verificato la presenza. Quindi non è facile vederlo, però con un po' di calma durante, diciamo, il crepuscolo è possibile vederlo nelle chiome di questi bellissimi alberi. Questa è la prosecuzione ideale del progetto avviato nel 2019 con la pubblicazione del libro Canottieri Leonida Bissolati, Natura e colori sul Po, affascinante catalogo del patrimonio ambientale del territorio.